Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, here comes a Spider-Man. Riprendiamo a parlare con Luciano Bodini, protagonista di questa puntata di Come Eravamo. Io per la tua partita più bella, Luciano, avrei voluto raccontare Bordeaux-Juventus. Il problema è che in Rai non si trova questa gara, che venne giocata in concomitanza con un'altra partita importante, Inter-Real Madrid, e ho scelto comunque un trofeo che tu hai alzato da protagonista, ovvero Juventus-Liverpool di Supercoppa. Sì. Una gara che è rimasta nella storia per la doppietta di Boniek, per il pallone rosso, per una Torino piena di neve. Andiamo a vedere che cosa ha combinato campo Luciano ghiacciato. Bodini. Il fatto che questa partita si disputi è un premio alla volontà della Juventus e in particolare del presidente Boniperti, il quale ha ingaggiato un'autentica battaglia contro il cattivo tempo. Walsh. Neil, tiro di Neil con parata di Bodini, 23esimo. Vediamo adesso Platini, lancio per Briaschi, scatto di Briaschi, poi di Boniek, 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 e gol. Contropiede iniziato da Briaschi ma poi concluso da Boniek. Walsh spostato a sinistra, seguito come un'ombra da Favero, fa strada Whelan. Tiro di Whelan, allontana Bonini, Whelan e Bodini riesce con il corpo a deviare in calcio d'angolo. C'è Rossi al centro dell'area, Briaschi, cross di Briaschi ed è il raddoppio di Boniek. Boniek al volo, Boniek su cross di Briaschi. Vediamo se trova la possibilità del cross, sì, l'ha trovato. E Bodini compie un bellissimo intervento sul tiro da distanza ravvicinata di Gillespie. Meritato il trionfo di questa gara, le due squadre hanno onorato questa sfida a livello eccezionale sul campo europeo. Poteva diventare una amichevole di lusso, fatta così per uno spettacolo, invece no, è stata combattuta bene e vinta altrettanto bene dai giocatori juventini, che adesso effettuano il giro del campo festeggiando la conquista. Luciano, fa una certa impressione vederti con la maglia di Grobelaar a fine partita, vi siete scambiati la maglia, avevi la divisa del portiere del Liverpool. Che ricordi hai di quella incredibile serata in cui non si sarebbe dovuto giocare? Non si sarebbe dovuto giocare perché c'era il campo ghiacciato. Io mi ricordo che arrivammo da Villar Perosa perché andammo in ritiro, entrammo al comunale e vedemmo tutte stufette nel campo, nell'area piccola, nell'area grande, metà campo, pieno di stufette per fare ammorbidire il terreno, perché era proprio ghiacciato, ghiacciato e non si doveva giocare. Però dopo l'arbitro ha deciso di giocare, abbiamo giocato. Tra l'altro io la domenica giocai contro la Sampdoria e mi ruppi il naso, e avevo il naso, avevo una faccia così, avevo gonfia, e giocai lo stesso il mercoledì e senza mascherina, senza niente, con un cerottino qui e basta, perché non usavo una volta mettere. Difatti fece un'uscita su Rush e mi diede una gomitata. Non persi il pallone per miracolo, lo buttai via subito, vedi le stelle, vedi. Proprio nel naso mi prese col gomito. E quando è venuto a Torino gliel'hai ricordato questo episodio? Ma non capiva l'italiano. Sennò ti potevi vendicare, ma era un po' troppo addormentato, diciamo, quando l'hai avuto come compagno. Sì. È più difficile giocare col pallone rosso? O si vede meglio? No, è uguale. È uguale. Uguale. Forse si vede di meno. Si vede di meno.
perché rosso è un po' scuro così quando va via, però con l'illuminazione spicca anche il pallone rosso. Tu davvero hai rappresentato il titolare sicuro. Juve-Bordeaux, andata e ritorno, tu fai due ottime partite, soprattutto in Francia. E poi perché non giochi la finale con il Liverpool, che poi è la tragedia dell'Aizel? Però perché Trapattoni decide a quel punto lì di non premiarti, nonostante tu abbia salvato la qualificazione della Juve con una serie di parate importanti in Francia? Cos'è successo? Sì, prima della partita con la Francia ho sempre giocato io in campionato. Mi ricordo che l'ultima gara in campionato, cioè prima di andare a Bordeaux, giocavamo a Roma 1-1, 0-0, non mi ricordo cosa facevo. Comunque poi andammo a Bordeaux e feci una bella gara, sì, quello normale. Gli ultimi minuti tirò un tiro Tigana all'improvviso di punta al limite dell'area piccola, riuscì a buttarla via e riusciamo a qualificarci per la finale. E mi hanno detto che ho fatto una grande parata lì, ma sono andato distinto e sono riuscito a levare quella palla lì. Poi la finale, dopo un po', ho giocato ancora due o tre partite, poi le ultime tre o quattro partite mi disse Trapattoni: faccio giocare Tacconi, così siete tutti e due in forma per la finale e poi decido chi far giocare la finale. Io fino alla sera prima della finale non sapevo se giocavo o no, e così non lo sapeva neanche Tacconi. Vi ha tenuti su a corda? Sì, ci siamo impegnati tutti e due, poi alla fine giocò lui. Però l'Aizel, dopo quello che è successo, a vedere tutti quei morti... Non è una partita. Ma non perché ha giocato lui, certo, per l'amore del cielo. Io, dentro di me, non è che sia molto contento di questa Coppa qui. Certo. Però l'abbiamo vinta, ce la siamo portata a casa. Io poi non mi spogliai subito, perché feci spogliare quelli che giocavano, e ho detto intanto manca ancora 20 minuti così e vedi tutto. Vedi che tutta la gente si spostò verso la parte sinistra da dove ero io e tutti che volevano sfondare la rete. E poi uno venne incontro a me, tutto bianco in faccia, e mi disse: ci sono dei morti, ci sono dei morti. A quel punto lì ho visto, sono andato là per vedere, ero in divisa e vidi tutto quel disastro. E non, tutta la partita l'ho passata col mal di stomaco. Dovevamo giocare per forza, perché se no ci davano partita persa, perché quelli della Lega, della Federazione, UEFA, sì, dell'UEFA, volevano farci giocare a tutti i costi, perché se uscivano i tifosi era peggio. Certo. Difatti Boniperti non voleva giocare, neanche Trapattoni, non voleva giocare Scirea, non voleva giocare nessuno. E invece poi ci fecero giocare per forza. Quando ti dicono se non giochi c'è la partita persa, cosa fai? Giochi. E abbiamo giocato e siamo poi riusciti a vincere questa Coppa. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! Here comes a Spider-Man.